Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. Pillole di Non Solo Suoni, la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati per parlare come sempre di musica, possibilmente anche di un ritorno alla normalità, che nel mondo della musica appunto significa soprattutto un ritorno ai concerti, ai live. Abbiamo sentito e abbiamo soprattutto raccontato anche di recente di proteste come quella di Van Morrison, ma c'è un evento che forse tornerà. Si tratta del concertone del 1° maggio organizzato da CGIL CISL UIL in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Ebbene, il direttore artistico Massimo Bonelli nei giorni scorsi ha detto chiaramente: l'abbiamo fatto nel 2020 quando era veramente impensabile che ci fosse, quindi non credo che bucheremo questa annata. Sicuramente ci sarà un concerto del 1° maggio 2021, insomma. Ne è certo Massimo Bonelli, che dal 2015 è proprio il direttore artistico dell'evento che avviene in occasione della festa dei lavoratori il 1° maggio. Lo scorso anno e per la prima volta dal 1990, a causa della crisi sanitaria per Covid, è però andato in scena senza pubblico, soltanto in TV, con metà del cast a cantare sul set allestito all'Auditorium Parco della Musica di Roma e l'altra metà da una serie di luoghi sparsi per la penisola, mentre a condurlo è stata Ambra Angiolini in diretta da uno studio televisivo. Certamente un'atmosfera surreale, in totale controtendenza rispetto alla folla alla quale eravamo abituati negli anni precedenti, ma per quanto riguarda il concertone 2021, certo non è possibile pensare ad oggi che torni alla propria formula classica. Anche quest'anno sicuramente si potrà assistere alla carrellata di artisti italiani e stranieri stando da casa e sintonizzandosi su Rai 3, anche se Massimo Bonelli confida di avere un sogno nel cassetto, così l'ha definito, un progetto che, ha detto, sto cercando di capire se sia realizzabile, facendo leva sugli amici dei sindacati di CGIL e CISL UIL con i quali ho già parlato. Inutile azzardare nomi di possibili partecipanti, a prescindere dalle modalità con le quali potrà andare in scena. Certo, tra gli artisti più presenti nelle scorse edizioni non si può non nominare Gianna Nannini, che tra l'altro è in rotazione radiofonica da qualche tempo per il suo nuovo singolo L'aria sta finendo, tra l'altro protagonista di una polemica molto accesa per via del videoclip, nel quale i poliziotti sono rappresentati con teste di maiale in versione cartoon, sia mentre marciano in tenuta antisommossa, sia mentre picchiano, insomma aggrediscono una persona di colore. E così, con una lettera accorata di tre figlie di un poliziotto e con la protesta dei sindacati di polizia, sono state chieste le scuse della Nannini. Pronta la risposta del regista Lumaca, pubblicata su Facebook dalla stessa artista. Il video da me creato non istiga alla violenza, ha scritto, ma semmai la condanna, come condanna lo spreco delle risorse naturali e l'inquinamento o la mercificazione del corpo femminile o l'ingerenza dei mass media nell'opinione pubblica o semplicemente la guerra. Andrebbe visto per intero, ha concluso, e non giudicato da un fotogramma. Insomma, caso chiuso, forse. Quindi lasciamo spazio in questo finale di puntata soltanto alla musica con un'altra hit dal passato della Nannini, e precisamente America del 1979, dato anche il fresco inizio del nuovo mandato presidenziale americano per Joe Biden. Capture life's moments like never before with Rockbrook Camera, Nebraska and Western Iowa's premier camera store since 1975. Rockbrook Camera is not just about selling you a camera, it's about helping you become a real photographer, recording your life and sharing it with others. Today's cameras are faster, easier to use, capable of shooting stunning video, and with film photography making a comeback, there's never been a better time to dive into the world of photography. Rockbrook Camera goes as fast or as slow as you want to go. You can try before you buy with camera rentals,
or give that older generation camera in the used department a whole new journey. Find Rockbrook Camera, one block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and at rockbrookcamera.com. That's rockbrookcamera.com. Discover or rediscover your love of photography today at Rockbrook Camera. Great photography begins here. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.